Buongiorno a tutti, io sono Anna e benvenuti nel mio canale. Quest'oggi parleremo di anime relativamente famosi o più o meno che tutti conoscono e che molte persone anche hanno apprezzato, che però a me personalmente non sono piaciuti e quindi io sconsiglierei, però visto che in generale hanno suscitato un grande successo, la mia è più che altro un unpopular opinion, quindi iniziamo con il video! Il primo anime famoso che però a me non è piaciuto è Darling in the France, anime del 2018 che ha riscontrato un notevole successo quando è uscito, anche se negli anni successivi poi la gente ha cambiato idea e ha visto che effettivamente l'anime non era così buono come molti credevano, ma dettagli. L'anime parla di praticamente questo futuro apocalittico dove dei ragazzini controllano delle macchine giganti per sconfiggere dei mostri barra demoni barra draghi, non lo so, è una trama complicata e anche un po' già vista. Il tutto potrebbe risultare anche carino se non fosse il fatto che è di una donna mortale, non si capisce cosa sta succedendo e anche quando si capisce, quello che si capisce non ha niente senso e non avvince per niente lo spettatore che sta guardando anime. I protagonisti sono sostanzialmente ragazzini non dotati di molta intelligenza, la protagonista Zero Chu, che ovviamente è diventata una waifu a tutti gli effetti e adorata da un sacco di persone, è una idiota a mio parere, non è una persona sana, diciamo, non un modello a cui ispirarsi e tutto l'anime è abbastanza malato e senza senso. Quindi sì, io mi sono sforzata tantissimo di vederlo, sono circa 26 episodi se non sbaglio e poi alla fine almeno io mi aspettavo un finale decente che desse un senso a questo mio tempo speso a vedere l'anime e tutti questi episodi che mi sono sforzata a guardare, e invece no, alla fine finisce in una maniera orribile che in questo caso non spoilererò per ovvi motivi, però il finale non mi ha senso per niente, quindi io mi sono sorbita tutti questi episodi per poi un finale praticamente senza senso. Secondo anime che mi è piaciuto è Irudoku, il mondo a colori. Anche questo anime del 2018, però questo fortunatamente ha solo 13 episodi, anche perché credo che se ne avesse molti di più non l'avrei letto. Allora, devo dire che questo anime mi ispirava molto per il fatto della grafica. La grafica è stupenda, i colori mi piacevano tantissimo. Non per niente i colori sono il tema principale dell'anime, infatti l'ho adorato, io l'ho guardato solo per la grafica, perché guardando il trailer sono stata annoiata dai colori e la grafica che avevano usato. Purtroppo però la trama è noiosissima. Parla di questa ragazza che torna indietro nel tempo grazie a sua nonna che è una strega e teoricamente anche lei sarebbe una strega, però i suoi poteri sono sigillati, è una lunga storia. E torna indietro nel tempo dove incontra suo nonno, una ragazza, e fa amicizia con i suoi compagni di scuola. Ora, la trama è buona, un ottimo punto di partenza. Avrebbero potuto sviluppare qualcosa di buono, di divertente, anche da strappalacrime, e invece non è così. La protagonista ha il problema che non riesce a vedere i colori, da qui il titolo. E anche questo è fatto collegato sia alla magia di lei, ma anche che avrebbe potuto fare grandi sviluppi nella trama. E invece non è così, è tutto molto noioso, molto depressivo, la protagonista per i primi episodi è totalmente in silenzio, depressa, per i restanti inizia ad aprirsi un po' di più, annuisce, sorride e non fa granché, solo negli ultimi 2-3 episodi riusciamo a vedere qualche caratteristica della protagonista importante, qualche aspetto del suo carattere, perché prima non si è visto niente, è una persona apatica. Anche il coprotagonista, che dovrebbe essere una persona, quantomeno se la protagonista è un soggetto tale, almeno potrebbe essere un pochino più divertente. È peggio di lei, quindi anche lì vai avanti strascicandoti,
ogni episodio. L'unico aspetto positivo e l'unico personaggio che mi è sinceramente piaciuto è la mamma da giovane, che era davvero divertente, è l'unico aspetto divertente che c'è in tutto l'anime, è l'unica cosa che tu dici, vabbè sì, lo guardo solo per lei, perché lei è divertente. E secondo me è un peccato, perché io mi sono dovuta sforzare di vedere quest'anime, perché la trama non mi è piaciuta per niente, però se avessero cambiato qualche cosa, non dico tutto, ma avessero aggiunto qualche scena un pochino più divertente, l'avessero reso meno triste e più comprensibile, secondo me sarebbe stato molto molto meglio e sarebbe stato un anime molto più bello di quello che è. Infatti poi il finale è deludente in una maniera allucinante, forse ancora peggio di Darling in the France, perché almeno in Darling in the France si ha un finale più o meno conclusivo, qua no, cioè ti aspetti che succeda una cosa, giusto per non dire spoiler, ma alla fine non succede e gli ultimi secondi dell'ultimo episodio si vede una cosa che tu dici, cioè, quindi finisce così, bello, stupendo, ok? Non ce la faccio non dire. Se volete vedere l'anime, oppure lo state guardando e non volete avere spoiler, saltate al minuto che vi indico qui sotto, perché io lo devo dire, cioè non posso non dirlo, altrimenti sentite questo spoiler. Cioè, alla fine lei va, quando torna al suo tempo, a visitare la tomba di lui. Cioè, davvero, lui è morto. Non che ha 80 anni e non lì si rivedono, comunque, certo, non possono rimettersi insieme perché lui ha 80 anni e lei 17, non è questo il punto. No, lui è morto. Siete seri? Questo è il finale che volete dare alla serie? Hai da tagliarsi le vene. Ok. Terzo anime che non mi è piaciuto è Violet Evergarden. Lo so. A moltissimi è piaciuto. E ne capisco le ragioni, cioè sinceramente capisco perché a molta gente si è piaciuto, ma a me no. Allora, l'anime parla di Violet Evergarden, appunto dal nome della protagonista, che è un'ex soldatessa che durante la guerra ha perso entrambe le braccia ed è sostituita con delle macchine, e che finita la guerra si risveglia in un ospedale dove gli dicono che la guerra è finita e che lei può tornare alla vita di tutti i giorni, ma lei non ha una vita di tutti i giorni, il suo mondo è sempre stato quello della guerra. Così decide di seguire un ex militare e di diventare una memory doll, credo, comunque una di quelle che scrive una macchina le lettere da parte degli altri. E noi vediamo tutti questi episodi della protagonista che va in posti bellissimi, stupendi, così a scrivere lettere per gente sconosciuta che la paga, e lei inizia a capire il significato dei sentimenti e inizia a capire che durante la guerra lei provava dei sentimenti per il suo maggiore che stava sempre con lei. Va bene, trama fantastica, bene, mi è piaciuta, ma allora, di positivo c'è che i posti sono fantastici, la grafica è spettacolare, i colori sono una meraviglia, però il tutto è tristissimo. La protagonista passa ogni episodio con una persona diversa con la quale scrive le lettere, e diciamo che uno è peggio dell'altra, tutte le persone che vogliono che lei scriva queste lettere per loro sono tristissime. Uno scrive lettere per qualcosa di triste, uno ha la figlia che gli è morta e vuole scrivere un libro, l'altra sta morendo e vuole lasciare le lettere alla figlia. Questi sono spoiler, lo so, scusatemi, però ce lo posso tenermi. Così, cioè, sono tutte cose tristissime. Noi seguiamo almeno metà della serie a lei che va in questi posti a scrivere lettere tristi. Io credo che l'unico scopo di questo anime sia farci piangere, perché a questo punto sì, cioè, ci farà piangere questo anime e basta. Cioè, voi consumerete montagne e montagne di fazzoletti, però alla fine non è che l'anime si riprenda tanto. Vi emozionate per quel personaggio di quel determinato episodio che sta crepando, ma poi finisce lì, poi c'è un nuovo episodio. Altra storia, sempre la protagonista, ma di lei non si vede granché. Inizia a vedersi qualcosa verso la fine, quando c'è un complotto che risale alla guerra e lei lo sventra, ma
questa è un'altra storia. E comunque sono gli ultimi 2-3 episodi e lei, ok, capisce i sentimenti che aveva verso il suo maggiore, però voglio dire, bastavano meno episodi, diciamocelo, quest'anime è stato fatto solo per farci piangere, per questo che non mi è piaciuto. Non ho visto purtroppo il film, quindi non so la mia opinione su quello, forse lo guarderò, forse no, non lo so, spero non mi faccia piangere altrettanto. Quarto anime, Owari no Sera, anime del 2015 che molti hanno adorato e io no. Allora, mi dicono che il manga sia meglio, quindi mi fido, non l'ho letto, non ho intenzione di leggerlo. Di tutti quelli che ho inserito qua, in questa lista, Owari no Sera è l'anime in crudo. È l'anime che ho impiegato più tempo a vedere. L'avevo visto metà della prima stagione, poi mi ero bloccata perché non ce la facevo più a guardarlo e avevo ripreso dopo circa un mese, poi l'avevo rimollato e alla fine credo che negli ultimi episodi li avessi guardati verso la fine di 2 mesi dopo all'incirca, quindi sì, cioè proprio questo non mi è piaciuto. Parla di sempre questo futuro post-apocalittico dove c'è un virus che ha devastato la città, tutti morti, bene, i vampiri hanno preso possesso della terra. Ora voi ditemi, cosa c'entra un virus letale che ammazza tutti tranne i bambini, giusto, tranne i bambini e i vampiri? Fantascienza e fantasy. Non li hai combinati bene, purtroppo, mi spiace. I vampiri prendono praticamente tutti i bambini che trovano e li usano come cibo, li fanno lavorare, li tengono lì, li danno da mangiare, ma solo per poi cibarsene loro. Tra questi, ovviamente, c'è il nostro protagonista che vede ammazzati tutti i bambini che erano, facevano parte del suo gruppo. Ovviamente, cioè, vuoi non mettere un trauma al protagonista, ovviamente. E tra questi bambini che vengono uccisi c'è anche il suo migliore amico, Mikkel, che non ho mai capito come si pronunci. Così. Quindi lui è l'unico che riesce a scappare, anche perché Mikkel si sta finendo per lui, e giura che una volta uscito da sottoterra dove erano tenuti, si sarebbe vendicato e avrebbe ucciso tutti i vampiri. Sì, Eren Yeager antico. Sono tutti quelli i propositi dei protagonisti degli anime, non so perché. Comunque il nostro protagonista si allena, alla fine riesce a entrare in una specie di corpo segreto che ammazza i vampiri con delle armi strane, verdi e nere, con delle persone, delle altre persone con cui fa amicizia, e tutto non sembra avere senso, e ha ancora meno senso quando si scopre che Mikkel invece è ancora vivo, è diventato un semi-vampiro, finché non berrà il sangue di un umano e diventerà un vampiro a tutti gli effetti. E invece il protagonista a quanto pare in parte demone, e quindi lui sarebbe il serafino della P, non si capisce, io sinceramente non ho capito, cioè sarà che l'ho visto a pezzi perché non ce la facevo guardarlo, ma davvero io non ho capito. No, che poi c'è la sorella di uno di quelli che sta con lui nel suo gruppo, che è lei che gli inietta una cosa. Davvero, questo anime non ha senso, è pieno zeppo di cose che non vengono spiegate, che avrebbero potuto avere un senso ma non ce l'hanno perché quelli che hanno fatto l'anime hanno deciso di non darglielo. Magari nel manga sì, nonostante il fantasy e il fantascientifico combinati insieme, un po' di cose senza senso, però magari tutto sarebbe stato spiegato meglio, ma nell'anime assolutamente io non capisco niente. Sono episodi che si susseguono uno all'altro, tutti trascini, li guardi e quando è finito dici boh, che cosa ho visto? Non lo sapremo mai. Ultimo anime della classifica, non per importanza, è Amnesia, anime del 2013, che è basato essenzialmente su un videogioco dove, che per chi non lo sapesse, sono quei videogiochi dove la protagonista, cioè la persona che sta giocando al gioco, deve scegliere tra alcuni ragazzi con la quale ha dei dialoghi e poi alla fine sceglierà uno con la quale mettersi insieme. Non so se siete presenti, ma è tipo la stessa dinamica di Dolce Flirt, io ci giocavo quando ero piccola, ad esempio, molte persone so cosa giocano, credo che sia più o meno la stessa cosa.
Quindi, già da questo possiamo capire che non è che sia un grandissimo anime, però da qui a non avere assolutamente senso ce ne vuole, e devo dire che quest'anime di senso non ne ha, davvero, per me. Adesso io non so quante persone l'abbiano trovato bello effettivamente. Gli altri anime so che c'erano molte persone a cui piacevano, e quindi io mi sentivo un po' quella dalla parte opposta, che invece dicevo no, guardate che fanno schifo, e quindi non mi piaceva tanto questa mia posizione. In questo caso non credo che molte persone l'abbiano apprezzato, magari qualcuna sì, ma non credo la maggior parte. Almeno sono la maggioranza delle persone in questo caso, però ci tenevo a mettere questo anime perché particolarmente mi è piaciuto, non vi ho trovato senso. Quando l'avevo guardato, molto piccola, avrò avuto 12 anni credo, ero molto in hype, cioè non vedevo l'ora di guardare quest'anime, e invece mi ha deluso tantissimo, ricordo. Praticamente la nostra protagonista, che non ha un nome, ce l'ha, perché praticamente saresti tu che giochi al gioco, che hai quel nome, che tu inserisci il tuo nome, il tuo nickname, e quindi la protagonista non ha un gioco, cioè non ha un nome, scusate, sono stanca. E la protagonista praticamente si risveglia, non ha memoria di quello che ha fatto, si ritrova con un elfo che gli dice che è colpa sua se lei ha perso la memoria e che deve far finta di niente. Lei fa finta di niente, alla fine lei scopre di lavorare in un caffè, con lei ci sono delle altre persone, tra cui alcuni ragazzi, solo che poi mentre sta andando avanti con la sua giornata schiatta, crepa, e si risveglia, si risveglia, e praticamente si risveglia in quest'altra realtà dove lei è fidanzata con uno di questi ragazzi che conosce. Porta avanti un po' la sua vita, ma dopodiché muore, e avanti così. In ogni volta che si risveglia, praticamente lei sta con un ragazzo diverso. Ok? E la cosa brutta è che tra questi ragazzi ci sono gente problematica, cioè c'è uno che la rinchiude in gabbia. Io penso, non so come funzionano le relazioni amorose in Giappone, ma io credo che se uno ti rinchiude in gabbia, tesoro, non va bene, non va bene. E invece lei lì, oh, io ti amo. Sì. Questa è la definizione al massimo di relazione tossica. Non so, io chiamerei carabinieri, no? E quindi sì, noi guardiamo la protagonista stare con tutti i ragazzi dell'anime e alla fine, come conclusione, otteniamo niente. Alla fine lei ottiene di rivivere perché era tutta una cosa, lei era morta, però uno era innamorato di lei e quindi sacrifica la sua vita, bla bla bla, non importa. Alla fine lei può vivere e deve scegliere ovviamente uno dei mondi in cui è stata e stare con un ragazzo di quelli, a quanto pare, cioè. E tra l'altro non ci viene mai detto chi, perché è la protagonista, cioè chi sta giocando, chi deve scegliere. Quindi questo anime non ha senso, è inutile, non esprime niente, cioè è basato su un videogioco, cosa pretendiamo? E non mi è piaciuto, ma a molte persone non è piaciuto, quindi va bene così. Detto questo, il video si conclude qui. Ho intenzione di fare altri video con questa stessa tipologia, dove dico alcuni anime che alla gente generalmente sono piaciuti, ma a me no, perché sì, ne ho altri, però ho scelto questi perché erano i principali, e anche perché credo che andando avanti nel guardare anime nella mia vita ne troverò altri, quindi magari aspetterò un po' per il prossimo video, ma sicuramente lo farò. Voi lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!